Il Comitato Italiano Paralimpico, le conquiste e il futuro. Sicuramente oggi il paralimpismo è una realtà di fatto, però nello stesso tempo le difficoltà sono ancora tantissime. Non siamo negli anni 80 quando ho avuto l'incidente io, non siamo negli anni del solidarismo spinto o del pietismo che io ho vissuto con i puffetti sulla guancia, le pacche sulle spalle che venivano date ai poveretti disabili, non siamo all'ignoranza dei comunicatori dell'epoca che non riuscivano a capire che dietro ogni nostro risultato sportivo c'era un atleta e che nel non trattarlo da atleta lo mortificavamo nella dignità, ma nello stesso tempo non insegnavamo nulla alla società. Io lo ricordo sempre, al ritorno da Seul, la mia seconda Paralimpiade, pur avendo vinto, i titoli del giornale era l'eroe sfortunato che vince all'Olimpiadi del cuore e del coraggio. È chiaro che un titolo del genere e un articolo magari anche su questa linea che può suscitare non la comprensione delle persone ma la compassione. Noi dobbiamo invece determinare un attivatore della comprensione delle persone. In questo io parlo di rivoluzione culturale. Nel 1993 Luca Pancalli inizia l'attività di dirigente sportivo prima nel CONI, poi nella Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali, che ha fondato con Clay Regazzoni. Sarà anche vicepresidente del CONI e commissario straordinario della Federazione Italiana Gioco Calcio. Nel 2000 diventa presidente della Federazione Italiana Sport Disabili, che, grazie a lui, diventerà il Comitato Italiano Paralimpico e sarà poi riconosciuto come ente pubblico. Comitato Italiano Paralimpico, allora, ai più miopi potrebbe sembrare un'organizzazione, e lo è, in effetti lo è, perché siamo un ente pubblico, ci è stata attribuita dal legislatore le competenze a sovrintendere le politiche sportive per le persone disabili di questo paese a 360 gradi, quindi è una macchina sicuramente organizzativa. Noi non facciamo altro da anni e anni a mettere al centro delle nostre politiche le persone, i ragazzi disabili che vogliono fare sport, ma insegnando loro cosa? Insegnando quello che io, ma tanti, non sono diverso, siamo tutti uguali, non c'è chi è migliore o chi è peggiore, insegnando loro a guardare ciò che è rimasto e metterli nelle possibilità di esprimere le loro abilità residue. Quindi nel momento in cui io metto una persona disabile, un ragazzo o una ragazza, nella condizione di poter esprimere le proprie abilità diventano degli atleti, alcuni diventano dei campioni. E questo che è, se non metafora, di quello che vorremmo avvenisse nella quotidianità, nella vita delle persone disabili? Cioè un sistema, paese, che mettesse le persone disabili nelle condizioni di esprimere le proprie abilità, il proprio valore, il proprio spirito, la propria voglia di riscatto a volte, creando pari opportunità. Ma così nell'accesso nei percorsi di istruzione, formativi, nell'inserimento nel mondo del lavoro, nella vita in quotidiana, nel riconoscimento del diritto a una vita indipendente. Quindi una visione che pone al centro l'essere umano, utilizza lo sport come strumento e che vuole lasciare per strada un lento processo riformatore sotto il profilo culturale, perché i nostri atleti paralimpici, i nostri campioni dei quali naturalmente abbiamo bisogno, sono diventati degli straordinari comunicatori, hanno attratto l'attenzione della gente, sono entrati nel cuore delle persone. Famiglia paralimpica. Da ragazzo Luca Pancalli è stato una giovane promessa del pentathlon moderno. Solo dopo l'incidente è approdato agli sport paralimpici, prima come atleta, poi come manager. Essere stato un atleta prima dell'incidente e un atleta e un dirigente paralimpico dopo può rivelarsi uno strumento in più per entrare in empatia con gli altri e lavorare meglio. So da dove vengo, so da dove veniamo, io e tutti quelli che, diciamo, di quegli anni, non sono stato bravo io, è tutta una squadra con la quale abbiamo condiviso. E quindi questo mi ha sicuramente aiutato, perché poi io in ogni ragazzo o ragazza che incontro lungo il mio cammino non riesco a non vedere e a non riconoscere gli occhi di un bimbo di 17 anni spaventato che si affacciava a una vita che non sapeva come sarebbe stata.
quel bimbo ero io l'ho vissuta sulla mia pelle, io so che cosa vuol dire, so tutto, so ogni difficoltà, so ogni sensazione qualsiasi persona disabile prova, io la conosco, l'ho già provata, so che tutti, io almeno ho pensato di ammazzarmi, all'epoca ho pensato pure io di ammazzarmi, perché a 17 anni ti vedi così all'improvviso dall'essere il grande atleta su una carrozzina, pensi che la vita è finita, no? Poi dopo la famiglia, ecco, gli amici, gli interessi, anche un po' di coraggio, però si va avanti. Allora, sapendo tutto, stiamo tentando e ho tentato di costruire un movimento che desse loro la consapevolezza di non essere soli. Io per questo parlo sempre di famiglia paralimpica e non di comitato paralimpico. Si ha bisogno di collocare i propri sforzi, le proprie mortificazioni, le proprie difficoltà in un elemento di condivisione con tanti altri che hanno le stesse difficoltà, alcuni le superano prima, altri dopo, ma tutti, diciamo, intorno all'unico elemento centrale come strumento straordinario, che è quello sportivo. Forse mi ha aiutato, anzi penso di sì, nella mia funzione dirigente mi ha aiutato. Comitato Italiano Paralimpico. Cosa resta da fare? La rivoluzione di Luca Pancalli non è certo conclusa. Sicuramente restano ancora molte cose da fare nel cammino verso l'inclusione e l'uguaglianza. Sicuramente incentivare lo sport nella scuola affinché sia uno sport inclusivo e non esclusivo, affinché si possa comunicare non un'attività sportiva adattata per la persona disabile, ma un'attività sportiva per tutti, all'interno della quale anche la persona disabile può trovare il proprio ruolo. E aiutare le persone disabili nell'erogazione degli ausili sportivi, perché se per mio figlio che fa atletica leggera, andare a fare atletica leggera gli basta comprare un paio di scarpette, un pantaloncino e una maglietta, se mio figlio fosse disabile dovrei comprare una carrozzina, e quella carrozzina d'atletica costa. Se volesse giocare a basket, idem, se volesse sciare, uguale. Se fossi non vedente avrei bisogno di una guida che mi accompagna, e se nessuno trovo che mi accompagna per andare a correre, con chi vado a correre? Investire sullo sport significa investire su un pezzo di politiche pubbliche del paese che è fondamentale per la formazione dei nostri giovani, ma anche per la crescita culturale del nostro paese. Un mondo più accessibile per tutti. Si arriverà un giorno, attraverso l'informatica e la robotica, ad annullare le differenze tra atleti paralimpici e normodotati? Pensiamo ad esempio alle protesi azionate direttamente dal cervello o agli esoscheletri. La normalità non è il mio obiettivo. Io non devo avere qualcosa per avvicinarmi alla normalità. Io devo avere strumenti che aiutino la mia quotidianità in funzione di quelle che sono le mie esigenze. Nello sport il paralimpismo ha una sua dignità, nessun atleta paralimpico, c'è stato il caso di Pistorius all'epoca che aiutò nella comunicazione, nel messaggio, però che cosa rimbalzò in quel periodo? Che i suoi colleghi, quelli normali tra virgolette, hanno cominciato a dire che lui era avvantaggiato perché la spinta che davano queste protesi, per cui è estremamente labile il terreno del, come dire, la linea del confine tra dove può arrivare la scienza e la tecnologia per avvicinare, ma dove può arrivare per addirittura superare. Però noi non dobbiamo prendere i due mondi come due mondi, l'uno che rincorre l'altro piuttosto che. Però nello stesso tempo noi dobbiamo prendere la tecnologia e la ricerca come qualcosa che sicuramente aiuta nelle prestazioni sportive, ma sicuramente quel tipo di ricerca aiuterà la vita, nella quotidianità della vita di tante persone che non saranno mai magari degli atleti. Eppure spostare una carrozzina con 10 kg di meno, piuttosto che avere un ginocchio elettronico nella propria protesi, piuttosto che avere altri sviluppi, ma anche di altro tipo, la robotica dentro casa, no? Le case domotiche. Cioè, noi si parlava 30 anni fa, 40 anni fa, di domotizzazione delle abitazioni per le persone disabili. Sembrava quasi un film del futuro. Oggi la domotica sta nelle case di tutti. Cioè, non è più qualcosa di appannaggio e utile solo per le persone disabili. Beh, cominciamo a pensare che è un mondo più accessibile, un mondo più comodo, un mondo più fruibile, è un mondo più comodo, più accessibile e più fruibile per tutti. Il grande freddo, gli sport paralimpici durante la pandemia.
La pandemia ha colpito in modo particolare le persone con disabilità. Cosa è accaduto nel mondo dello sport paralimpico? Si è fermata completamente l'attività sportiva di base. Si è fermata completamente l'attività sportiva che viene portata avanti quotidianamente con grande sforzo dalle associazioni sportive di base, dalle società sportive dilettantistiche. Si è fermata la somministrazione di quella medicina sociale che lo sport. E in questa negatività però è emersa la straordinaria funzione sociale dello sport che noi da sempre predichiamo, ma che forse questa volta anche le istituzioni hanno colto con mano. Sapete che vuol dire, soprattutto per una persona disabile, magari con una certa gravità, qualunque sia la propria disabilità, fisico-motoria piuttosto che sensoriale, un ritardo cognitivo, aver visto improvvisamente interrompere quella somministrazione della medicina sportiva, che era quella medicina che 2 o 3 volte a settimana li portava da casa in una piscina, in un campo d'atletica, in una palestra, in un momento in cui si vive in partecipazione, si genera coesione sociale, si crea un percorso di integrazione, di inclusione. Ecco, significa all'improvviso aver interrotto questa straordinaria macchina, e gli effetti negativi sono ben peggiori di quelli magari che può aver subito una persona normale senza difficoltà, perché è venuto meno un percorso, tra virgolette, riabilitativo della presa in carico della persona. Tutti i sogni si avverano. Luca Pancalli. Cosa ha permesso a quest'uomo di superare gli ostacoli, di vincere tante battaglie della vita e di coglierne le gioie? Ho creduto in quello che facevo e continuo a credere in quello che faccio. E questo è quello che io vorrei trasferire non solo ai miei figli, ma a tutti i giovani. La capacità di non perdersi mai di fronte agli ostacoli, alle difficoltà, e perseguire sempre i propri sogni con passione, cuore, perché prima o poi si avverano.